dopo l'8 settembre io sono stato, direi in un certo senso, comandato in pianta fissa alla casa di Roberto Malan, che poi è stato uno dei promotori della Resistenza, come staffetta. Il mio compito principale era quello di andare alla stazione e vedere se arrivavano dei militari o qualcosa, oppure se arrivavano giovani inviati direttamente dalla città. A ottobre, più o almeno ottobre del 43, un giorno Roberto mi dice: tu stasera devi andare in tipografia a stampare. Premesso che io allora andavo ancora a scuola alle magistrali, facevo l'ultimo anno, quindi non ero né un tipografo né un operaio, ero un ragazzo di 17 o 18 anni, così. Quindi io sono andato lì e ho incominciato a stampare. Il proprietario della tipografia era un certo signor Pagliai e il suo socio erano due. E lui, Gilli, o Giuseppe o Luigi, Luigi mi pare, loro due a stampare. Hanno iniziato loro due a stampare nell'ottobre del 43. Subito solo loro due. Io cosa facevo? Quello che allora si diceva il boccia, cioè scopare se era sporco, nascondere la roba. Qui vede la prima cosa quando hanno finito è sciogliere i piombi. La cosa principale era sciogliere il piombo, in modo che se capitava in qualche cosa non trovavano niente. E si stampava di notte. Di notte, quindi si cominciava la sera, magari non so, 9, 10, 8, 9, e andavi 4, 3, 4, 5 del mattino, che poi bisognava che l'officina fosse in ordine alle 8 quando arrivavano gli operai, perché non dovevano saperlo, ovviamente. La tipografia aveva una decina di dipendenti, più o meno, non so dirlo. Ci sono già diverse deposizioni da parte di ex operai della tipografia. E allora, in un primo tempo hanno sempre solo lavorato loro due. Io provvedevo poi a ritirare i giornali o cosa hai stampato e dovevo arrangiarmi a mandarli via, insomma, dovevo smistarli. E questo è andato avanti per un certo periodo. Poi evidentemente cosa è un po' aumentata, lo Pagliai evidentemente conosceva i suoi operai, ha messo a conoscenza di questa operazione Enzo Zuv, che era l'enotipista, e che è stato un po', diremo, il fulcro del gruppo operaio. Poi pian piano sono arrivati tutti a conoscere il lavoro della tipografia, che è continuato praticamente fino al 25 aprile del 45. Tenga presente che c'erano alcuni ragazzi, tipo uno che abita qua di fronte, che aveva 14-15 anni, tipo l'altro, diavolo si chiama, non mi ricordo il nome, che l'aveva 12, insomma, in buona sostanza in un certo momento la tipografia, tutti gli operai della tipografia, partendo quantomeno nella seconda, nel primavera, mettiamo nella primavera del 44, lavoravano normalmente, perché la tipografia viveva, il tipografo viveva sul suo lavoro, ovvio, che poi avesse avuto la carta dal Partito d'Azione, un altro discorso questo. Lui lavorava, quindi tutti gli operai lavoravano e sapevano. La tipografia si trova esattamente di fronte alla caserma dove adesso noi ci troviamo. Cioè, i due lati si fronteggiano. Dal cortile di questa caserma lei può vedere benissimo il grosso portone d'ingresso della tipografia.
Sono nata a Bordighera. Ho vissuto in Francia, a Cap-d'Ail, prima, quando ero piccola, e poi a Nizza. Da 6 anni fino a 26 che sono venuta in Italia, che sono tornata in Italia. I miei genitori sardi, papà e mamma, mio padre emigrato clandestino in Francia nel 23 per non sottostare alle leggi di Mussolini, diciamo pure così, che lavorava in una centrale elettrica di San Pier d'Arena, era obbligatorio prendere la tessera del partito fascista. Mio padre ha detto di no, ha lasciato mia madre a Genova, Pra, con 3 figli, 2 figli che poi uno è morto l'anno dopo. È andato clandestino in Francia, è andato a lavorare come manovale. Quando ho trovato la casa e tutto, ho fatto venire mia madre. Mio fratello è nato a Monaco nel 25. Io dovevo nascere nel 29 allo stesso lì, poi sono nata a Bordighera, visto che mio fratello ha avuto un incidente proprio quando mia madre aveva le doglie. Però ho sempre vissuto in Francia, fino a 26 anni, a Nizza allora. La stampa clandestina per per conto del movimento operaio immigrati, affiliato a Franchi Tiratori Partigiani Francesi, che era la più grande organizzazione di sinistra della resistenza francese. E lì stampavo manifesti ai tedeschi, agli immigrati che erano quelli che lavoravano di rivoltarsi, e in ultimo alle camicie nere, quando era proprio sul momento della, diciamo così, della disfatta. Un appello alle camicie nere a ribellarsi. E vicino a noi c'era un fioricoltore che faceva proprio tanti fiori, ed era un fascista, e quella lettera io l'ho mandata anche a lui, e quando l'ho saputo dalla vicina, che quando ha ricevuto quella lettera si è spaventato e è scappato in Italia, che allora era ancora fascista, perché non era. Perché Nizza, non so se posso dirlo, è stata liberata il 28 agosto del 44, perciò noi qua, in 45, era in piena guerra. Allora un giorno arriva un certo Mario, che lo abbiamo saputo dopo, che si chiamava Mario, con gli occhiali scuri, dicendo che veniva mandato da Filanti, che era un compagno che mio padre conosceva bene, però, sai, in quei tempi non poteva essere sicuro. E dico che finché non si è tolto gli occhiali scuri, mio padre non le ha detto di no, di sì. E gli ha chiesto se accettava, visto che aveva una figlia che poteva farlo, di farla questo lavoro, la stampa clandestina, trasportare e poi portare il materiale in città. Quando hanno detto di sì, ci è andato appuntamento, siamo andati a prenderlo in città, non mi ricordo più, mi ricordo il particolare che siamo scesi col baule che era così grigio, siamo scesi alla fermata del pullman di linea, che c'era la fermata proprio davanti il castello Château d'Azur, dove c'erano i tedeschi. Il baule, io e mio padre lo portavamo in campagna, lì a 10 metri dove c'era la casa, sotto un cespuglio. C'era la cosa, la ciclostile, c'era la macchina, la carta e l'inchiostro, nient'altro. C'era scritto della situazione attuale, internazionale, e a quelli lì che lavoravano sotto i tedeschi, perché c'erano dei tedeschi che lavoravano in una cascina abbastanza grande, lontano dal castello dove erano insediati, di rivoltarsi. C'erano dei polacchi, degli ungheresi e altri che avevano recuperato durante la guerra, di rivoltarsi. E poi in ultimo c'era quello che mi ricordo bene, era quello alle camicie nere, perché non è stato tanto tempo, è stato dunque da marzo più o meno, sarà stato 6 mesi. 6-10 mesi, la serietà del lavoro. Ma in bicicletta andavo tutta tranquilla, cantando, perché dico, una ragazzina di 14 anni che canta, mica la fermano. Se io fossi stata guardinga o che cosa, io ero giovane, ma mi rendevo conto, sapevo la situazione, perché io sono cresciuta a pane antifascismo da piccola, sapevo tutto, la cosa di mio padre non era una cosa nuova per me, la lotta. Non,
lo vedevo anche. E poi niente, ho portato la macchina a casa e non mi ricordo più se mi hanno spiegato, comunque non era difficile, bisognava mettere il cera, l'inchiostro e girare. Poi facevo il pacchetto, lo mettevo sulla portabagaglio e andavo all'appuntamento e mi davano un altro cliché per fare altri. E così ha durato fino alla liberazione.